Com'è che bentornati in questo nuovo video di Minecraft Ci troviamo oggi finalmente nel quarantesimo Episodio di questa bellissima serie Di sopravvivenza. Ragazzi da subito vi invito a lasciare Un bel mi piace e un bel commento a supportare Questa bellissima serie con un bel like E cerchiamo di arrivare almeno a mille like Perché ragazzi noto che la vanilla fa molti Meno like delle solite classiche serie Quindi ragazzi lasciate un bel mi piace Cosa faremo nell'episodio di oggi? Semplicemente oggi sistemeremo tutto ciò che mi fa Schifo praticamente all'interno Della mia casa, del mio mondo e tutto quanto Soprattutto cercheremo di sistemare tutto quanto perché mi dà davvero molto fastidio Per esempio Questi muri qua fanno cagare Poi cercheremo anche di sistemare tutto quanto all'esterno Per esempio Quella entrata lì Toglieremo tutta quanta quest Questa parte qua Perché questa volta ragazzi Lo faremo per davvero E cercheremo di abbellire un pochino ancora Il tutto quanto Come sempre vi ricordo di lasciare sempre il like E iniziamo già a sistemare tutto quanto Allora qua io ho l'armatura che ho usato l'ultima volta Per proteggere un attimino nell'end Vado subito a rimettere nell'armostand stand Sono un pochino pieno di inventario Tac 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 Oh Qua c'è delle armi che potrei mettere qua Però non, non è una Andiamo... Ok, mettiamoci questo qua in ferro Giusto per dire che metti qualcosina Perché così fa un pochino schifo l'item frame, no Ok, enchantata con l'ultim3 Molto molto bene Qua cosa c'è in questa chest? Niente Io inizierei già a sistemare tutti i materiali Per esempio del land Perché c'ho lo smistamento dei chesti qua Che non ho ancora utilizzato Quindi io oggi utilizzerei Qua c'è un elitra bellissimo Dopo vorrei volare un attimino intorno al mio mondo Per vedere un pochino come sta dall'alto Poi eh, ho quello degli slab Sì, perfetto Quindi mettiamoci via anche altri slab Qua c'ho quello dei pillar Quindi. Quindi mettiamoci via altri pillar. Qua non ho messo via questi qui. Tutti gli shulker. Però credo che mi servano perché voglio fare uno smistamento apposta per gli shulker. Quindi mettiamo via questi. Perfetto. Credo bastino oggi per Tutte quante le cose qui. Anzi, vediamo un attimino. Se negli shulker ho qualcos'altro. Potrei mettere là sopra le ender pearl. Che non è una cosa malaccio. Però vabbè, comunque poi ci pensiamo un'altra volta. Poi vediamoci tutti quanti gli shulker. Li mettiamo un attimino a terra per vedere cosa c'è in ognuno. Questo qua è vuoto. Questo qua c'è dentro. Qualcosina? Qua c'è La vulmagenta. No, ok. Allora possiamo lasciarlo là dentro. Qua non c'è nulla. E qua dentro dovrebbe esserci la nostra armatura. Oh, rimettiamoci subito al volo. Adesso mi sento veramente protetto come sempre tutti questi shulker ragazzi ho in mente di tenermi perché in ognuno volevo far sì che ci sia una sua funzione per esempio qua ci metto il cibo qua ci metto altre robe qua altre robe comunque visto che oggi è un episodio un po così di sistemazione spero che comunque non vi dispiace raga però prima o poi bisognava sistemare in live oddio in live in registrazione nella mia bellissima vanilla come sempre ragazzi il 118 credo che non manchi mai quando dormiamo raga perché mi manca scrivere il solito 118 in live dopo ci sono tutti quanti video raga e oggi non, non leggo il, il commento commentary perché, più che altro, sto risalendo quanto di fretta, quindi non posso leggere i commenti, commenti che non sono mai usciti ancora. Ecco, eh, mi dispiace, però comunque le leggerò due la prossima volta. Rega. Allora, facciamo una cosa: iniziamo a sistemarci il nostro inventario. Che ho già di mio. Qua dentro vanno tutti quanti i blocchi di quarzo. Dovrei averne qualcuno. In qualche shulker, qua c'è del quarzo. Poi qua nient'altro. Uh, cioè, qua c'è una palla, quella devastante. Ok, prendiamocela. Poi, raga, ho avuto in mente: prima stavo parlando di questo smistamento qua degli shulker. Ho in mente una cosa davvero Molto molto strana perché volevo fare una specie di pixel art. Però fatta tutta quanta in 3D: di uno shulker box, compreso di mh, testolina, quella che c'è al suo interno. E avevo in mente di fare questo smistamento con dentro proprio uno smistamento dei vari shulker box, sono tutti quanti cori. Così ogni volta che ho bisogno di uno shulker vado lì, lo prendo e vado in viaggio. Volevo farlo proprio fuori dove ho tutte quante, tipo le scale o queste cose. Quindi fatemi vedere cosa ne pensate nei commenti. Intanto, qua dovrei avere anche del legno, se non erro, vediamo un attimino. Un'altra cosa da sistemare, ragazzi, è quell'entrata lì e bisogna togliere tutto Tutta quanta questa roba qua? Perché è davvero inguardabile. Quindi iniziamo già a togliere con questo super mega piccone. Io partirei direttamente da qua, Rega Cioè, toglierei tutta quanta questa roba qua che fa abbastanza schifo. Quindi, togliamo tutto quanto. No, rega ho tolto la netherac. Che pirla! Ricordiamoci, che questa netera qua. Non è da togliere, assolutamente. Raga, sarà abbastanza delirante. Perché vedermi tutto il tempo così, togliere blocchi su blocchi. Non credo che voi volete guardarlo. Quindi, secondo me, è meglio che questa parte qua la tolgo direttamente e vi faccio vedere il lavoro finale come verrebbe. Tanto, eh, Dovrei togliere anche quelle foglie lì perché così fanno un pochino schifo. Poi messe così in aria. Poi vediamo. Prima togliamo tutto quanto perché mi dava molto fastidio questo crepaccio. E poi ancora ho tolto la neiderac. Rega, ve lo giuro. Continuare a sentire il rumore dei blocchi Che si continuano a rompere mi, mi sta facendo impazzire Basta Quanto manca Ancora tantissimo uh, Raga, Madonna mia Ne è passato di tempo Cosa in mente di fare Qua sotto Anche te formata Un pochino Questa zona qua raga, Sono pieno zeppo di roba Anzi Quasi quasi Li metto tutti quanti Dentro uno shulker Tipo qua Mettiamo via tutte queste robe qua Di stomp Perché tanto Ora come ora Non ci serviranno mai Anche preso Un bel po' di legno Lo sto facendo Un bel po' di legno a casa Quindi togliamoci via Questo Shulker E ho fatto questo spiazzo qua sotto Qua ragazzi Mi in mente di fare una specie di Zona portuale sotto un ponte Sì so che suona molto male raga Però secondo me una roba del genere ci stava Quindi io vorrei un attimino stringere Tutta quanta questa parte qua Fino a Ok fino a questa zona qui più o meno sì Perché poi vorrei fare una parte tutta quanta in legno Dove praticamente qua Dove tipo potrei stare con delle barchette Perché questa zona qua di fiume raga È collegata a tanti tanti tante 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 fidate in tante, tante parti del mio mondo raga perché questo film qui fidatevi, è davvero molto molto lungo quindi ho detto perché non sfruttare questa parte qua di acqua. Per collegarci anche al resto del mondo. Non sempre andando a piedi. Quindi, togliamoci tutta questa stone qua. Perché tanto è inutile. Poi, raga sta roba qua delle correnti e queste cose le sistemiamo ora. Perché ho preso anche un bucket adesso off camera. Quindi vorrei fare già una stazioncina qua. Tutta quanta in legno, tutta fatta per bene che magari rientra verso di qua. Prima studiamoci un attimino come fare, tutta quanta questa zona qua portuale. Ok, una roba del genere che rientra, va verso di qua. Poi si stringe verso. Così perfetto dove qua per esempio salpiamo con la nostra bellissima nave quindi io farei tutta quanta questa zona qua in legno quindi togliamoci tutta questa stone viene più o meno così qua ci stringiamo un pochino togliamo questo qua e Qua c'è cioè questo pezzino qua di stone che mi fa schifo Anche questo quindi mettiamoci anche Dei pezzi di acqua ok rega Questa qua è più o meno la zona portuale E voi dite Marco cosa vuoi fare qua sotto Eh, Qua sotto rega volevo fare Una mappa gigantesca Del mio mondo Cioè della parte questa qua dove per esempio Ho la casa e tutte queste cose eh, Vorrei fare tutto quanto un muro Dove rientra con dietro Dell'oak e delle scale che fanno Gli angoli però prima devo studiare un attimino Che parete voglio fare fino a quanto di confine voglio farli Quindi eh, Credo che sia una mappa Davvero davvero gigantesca Però voglio abbellire Questa specie di spiaggia Quindi io vorrei anche Della terra Che ho qua Della dirt Che potrebbe arrivare fino a qua Però dovrei metterli Questo pezzo qua va tolto Ancora lo lasciamo Ne mettiamo anche Un pochino da questo lato Quindi ne mettiamo un po' Anche qua che, Allora raga Questa parete qua La voglio fare tutta quanta In stombri Che voi direte Marco non è abbastanza stombri Sti cazzi Perché raga Ho tipo 8 miliardi di stack Di cobblestone 8 miliardi di stack di co quindi gli stombrick li faccio come li voglio. Quindi questa parete qua verrà tutta quanta fatta in stombrick perché secondo me è un blocco davvero uh, bellissimo. Quindi da là in poi vi metto stombri qua. Rega farei questa specie di parete gigantesca in legno. Dove c'è la mappa del mio mondo. Dove confina direttamente lì. Ok. Quindi iniziamo già a fare anche questo solco qua. Nella parete gigantesco Poi mettiamo anche gli stombri qua. Quasi finito, rega, quasi finito. Già va più. Di, di, di cose. Siamo, non dico all'inizio, però quasi, ecco Perché, allora, qua, rega, come vedete Ho lasciato... Oh, ho fatto qualche errore, però, mi sa Perché, eh, allora Qua ci andrà tutto il dark oak, rega E là ci andrà, negli angoli, l'oak normale Così, perfetto Quindi, allora, andiamo a prendere tutto quanto legno Allora, qua, noi abbiamo un pochino di legno Quindi ci facciamo una crafting, qua La mettiamo un attimino E ci facciamo, eh, 4 scale, perfetto, in più ci facciamo tanti slab, quindi le scale tecnicamente andranno messe così ai lati con gli slab qua, perfetto. Una scala va messa lì nell'angolo E una scala va messa lì nell'angolo Perfetto Poi, rega, prendiamoci un bel po' di Dark Oak Che ci servirà adesso Dovrebbe averne un pochino in questa chest Ok, uno, due, tre, quattro Sì, ne abbiamo, rega, ne abbiamo un bel po' di Dark Oak Però io negli angoli metterei la Glowstone Così illuminerebbe tutto quanto Eh, che genio che sono E tu cosa vuoi? Dove, cosa, cosa stai facendo, Bomber? Ok, manca poco Tac, tac, tac E tac Perfetto Questo qua sarà il muro in cui Porca zozza! In cui posizioneremo no la nostra bellissima cartina gigantesca. Ora ad andare a cuocere tutta quanta la cobblestone per fare questo muro qua di stone brick Però, qua, raga, volevo fare qualche particolare stupido: tipo fare degli ombrelloni o robe del genere, delle cioè, ceste cioè, dove metto delle barche o altre cose eh, carine. Quindi facciamole adesso al volo, mi servono delle fence che posso fare al volo, giusto? Un paio, ecco. Quindi tac. 12 ce ne fa, giustissimo. Con degli slab che prendiamo qua di. Porco. È ignorante come ombrellone, raga. Eh? Però volevo farlo. Lo so per abbellire un attimino la zona. Poi, tipo, potrei mettere delle scale qua sotto. Così. Tipo, vorrei, vorrei fare una roba del genere. Eh, mi servono delle, delle altre scale. Una scaletta qua. Con. Un altro slab così ignorantissimo, con qua. Così qua faccio anche un ombrellone, qua, raga. Ci sta. Potrei mettere delle fence tipo qua, una roba del genere, per dividere dall'acqua tutto quanto. Secondo me ci sta. Una roba del genere. Qua manca intanto un pezzettino di terra che non ho ancora preso. Faccio gli egg, raga. Metto qua il granito. Mo, ci studiamo quanti stone brick ho perché ho tantissima stone. Ne ho anche di qua. E cuociamo tutta la coble che posso cuocere. Quindi la cuociamo per... Bene, vediamo. Allora, ho tanti. Tanti stone brick. Questo sono sicuro. Tanto visto la tenda a muoversi, non so. Allora, quindi, tac, vediamo quante ne ho. Ho quattro stack. No, eh, non ho. quattro, oh, sì, no, quanti stack ho? Cinque stack. Allora, cinque stack e mezzo. Ecco. Oddio, ancora di più ne ho. Raga, quasi finito, eh? Quasi piazza tutti quanti gli stone brick non sta venendo malaccio, secondo me, quindi quanti me ne mancano? Oddio. Mi bastano Easy, mi bastano Easy, anzi, ne avanziamo anche un bel po'. Allora, chiudiamo qua in alto. Vediamo un attimino com'è venuto. Sì, raga, mi piace molto di più una parete Perché era anche un blocco. Secondo me fino all'altezza eh, delle foglie di stone brick vanno Tenuti. Poi io li metterei anche qua gli stombri crega. Perché secondo me non stanno male. Però qua gli metterei una glowstone. Che non so più dove sono finite. Eh, mettiamone una qua e una la metto qua e poi rega non so come fare anche la parete io faccio anche la parete lì in stone brick, quasi quasi almeno fino a quell'angolino lì va fatto in stone brick. se avete consigli comunque rega non vi preoccupate scrivete nei commenti perché per me è davvero molto importante visto che comunque sapete che sperimento sempre un sacco di cose nella vanilla poi si fa anche a gare non è un problema per me distruggere tutto quanto lo sapete benissimo poi magari off camera penso a una cosa più decente mi viene la faccio devo fare anche gli stone brick là sotto vado a prendere la cobblestone che ho cotto prima tac tac e tac perfetto Perfettissimo raga, ok vediamo un attimino come sta adesso molto molto meglio molto molto meglio qua di item frame quanti ne ho? Quanti quanti ne ho? 17 ne ho già 17, però comunque ce ne serviamo davvero un sacco Prendiamoci tutta la legna possibile perché dobbiamo fare tanti ma tanti stick Mettiamoci via un attimino qua gli, i brick perché tanto adesso credo che non ci servano Poi più legna possibile, così qua tanto ci serviranno per fare gli stick Perché dobbiamo fare i frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pari, è un 10 per 1, 2, 3 4, 5, è un 10x6, quindi 60 item frame. Ok, va bene. Perché me ne mancano. No, ho sbagliato. Toiti, ok, grazie. 33 me ne mancano, perfetto, vado a farmeli. Io ho paura che non mi basti la legna, raga. Sinceramente, no, me ne, me ne basta. Sì, me ne, mi basta, mi basta. Allora prendiamo anche questo jungle qua, perché tanto eh, non ci cambia molto per fare gli stick. Tac e tac. Allora vediamo un attimino se ci stanno adesso. Qua dentro 33 devo farne se non erro. 16, eh, 24, 32. 32. Qua mi manca... Allora, facciamo così. Eh, questi quattro sono ancora in altri stick. E ci facciamo ancora gli ultimi item frame. Quindi, tac. 36. Vediamo un attimino se questi 36 mi bastano. Era, era un calcolo giustissimo. Anzi, me ne avanzano esattamente 3 che poi penseremo a cosa farcene. Qua, ragazzi, metteremo una mappa gigantesca del nostro mondo. Spero comunque l'idea vi sia piaciuta, ragazzi. Eh, non sembra ma ho fatto davvero molto oggi. Perché scavare tutte quante quelle robe lì era davvero molto molto pesante. Anche sistemare le altre robe. Spero che comunque questo episodio vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio faremo la mappa del mondo. Andremo, credo, al villaggio. Quello in fondo per cercare cose che ho infinito. Nell'episodio, ancora dopo, sistemeremo tutti quanti i tunnel che sono qua dentro. all'interno della casa. Oggi non l'ho fatto perché ho dovuto fare questa roba molto molto veloce. Spero che comunque il video vi sia piaciuta. Mi raccomando, scrivete nei commenti cosa ne pensate e altri consigli con l'hashtag Marconsigno. ci cioè, vediamo nel prossimo video, Marco. È tutto bella.